Mi sentite bene da questo, da questa posizione? Sì, mi sembra di sì, si è acceso, no? Mi sentite? Perfetto. Allora, un particolare saluto, conduco io questo incontro oggi, è il terzo incontro, era prevista la presenza come, diciamo, per l'introduzione e il coordinamento di questo momento, era la presenza della dottoressa Maria Cristina Valicelli, della soprintendenza di Venezia Metropolitana, eccetera. E purtroppo ha un impegno proprio con la stessa soprintendenza ed è impossibilitata di intervenire. Mi è stato chiesto di sostituirlo. E direi che l'ho fatto anche quando Paolo Benitani, il presidente, me l'ha chiesto, con particolare piacere. Per soprattutto l'amicizia, la stima reciproca che mi lega con Maurizio Arari. Maurizio Arari, io l'ho conosciuto diversi anni fa, siamo negli anni 80, fine anni 80. Perché? L'ho conosciuto perché nel frattempo avevo anche conosciuto il suo professore, il professor Pierluigi Tozzi, docente di topografia antica all'Università di Pavia. Questo professore stava studiando le stesse cose che cercavo di ricostruire attraverso l'esame delle foto aeree con della centuriazione. Il professor Tozzi aveva intuito già dalle foto aeree questa sorprendente realtà territoriale nell'area di Adria e da Milano con l'ultraleggero veniva a sorvolare il nostro territorio, ma anche le valli grandi veronesi. E in più di qualche occasione il nostro relatore era anche lui sul velivolo, anzi era quello che faceva le foto, le più belle foto sono state eseguite da lui. Da questo, diciamo, interesse comune per la storia del territorio, del paesaggio, si era forzata una profonda stima, una profonda amicizia, sia con il professor Tozzi e con Maurizio Arari, ma un dialogo fra, che allora era il Museo dei Grandi Fiumi, di collaborazione reciproca fra il nostro museo, il Museo dei Grandi Fiumi e l'Università di Pavia, dove annualmente andavo a tenere degli incontri, delle relazioni anche nell'ambito dei loro progetti didattici. E questo ha fatto sì che Maurizio Arari dall'alto, prima con la testa per aria, diciamo, mettesse anche i piedi nel nostro paese ed ha scavato dal 92 al 2001 in questo particolare sito di San Cassiano, che sarà preso in esame, sarà il risultato di una campagna di scavo durata sostanzialmente anche 10 anni in una realtà insediativa e etrusco-padana per il nostro paese, delle novità a quei tempi. E Maurizio Arari, il nome stesso richiama la sua origine egiziana, è nato al Cairo, ma già a 3 anni il papà era egiziano e la mamma invece italiana, e già a 3 anni si porta a Pavia, dove frequenta con particolare diligenza e si forma anche nella sua formazione e preparazione classica al Collegio Ghislieri di Pavia, alla laurea in lettere classiche. È stato docente all'Università di Londra per dei contratti e anche all'Università di Ferrara dal 92 al 2001 ed è stato questo il momento in cui di vicinanza al Polesine che ha fatto sì lui, il giovane docente, si rivolge alla sovrintendenza, in particolare alla Simonetta Bonomi. Lo dico perché c'è un rapporto anche di amicizia reciproca anche con questa Simonetta Bonomi. Tu che potrai fare qualche ricerca, è vero? Ti sei rivolto. E cosa ti ha detto la Bonomi? Vada per Eto che ti dirà lui. Cioè, vedete che familiarità, che aspetto singolare, eccetera. Ed era da poco stato scavato a Valone e da qualche anno, da pochissimo, il papà di Paolo Benitani mi segnala che un certo Gioga di Montagnana aveva individuato tracce a San Cassiano. Siamo andati sul posto, abbiamo verificato con CPSI e ho pensato che quello poteva essere il luogo adatto per lo scavo.
altre realtà, dopo Valone San Passiano, e dopo entrano in gioco anche altre cose, ma ve le dirò in questa breve presentazione che voglio fare. Lui, il professore, il nostro professore, è dal 2010 ordinario di etruscologia e antichità italiche presso l'Università di Pavia, e dal 15 al 21 è stato direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e senatore accademico. Come vi ho detto, ha scavato per tutti questi bei anni a San Cassiano, ma anche ha rivolto attenzione in momenti successivi all'acropoli etrusca di Verucchio. E via Rari, ho questo volumetto fra le tante pubblicazioni, l'ho portato con me, lo suggerisco, credo che ce ne sia anche alcune copie disponibili alla Caridano Edizioni. Maurizio Rari, gli Etruschi del Po. Da risalto con una presentazione divulgativa, didattica, cattivante, ricca di immagini, anche di un certo interesse, perché vedere la fotografia aerea tutta pagina, una fotografia del paesaggio di San Cassiano e questo meraviglioso manico di Patera che è esposto qui al nostro museo, con questi risalti, richiama anche quello che c'era prima degli Etruschi e parla di una fratesina che è un crocevia della protostoria europea. Quindi c'è una premessa di quello che era il Polesi della pianura padana pre-etrusca e un approfondimento poi nel merito di quelle che sono le realtà. Pubblicazioni sulle nostre conoscenze le abbiamo avute fin dall'inizio con il Museo dei Grandi Fiumi, che è stato protagonista in questa fase. Valone, San Cassiano, in collaborazione con la Sovrintendenza, perché ha raccolto tutti i materiali delle ricerche, ecco, si parla di collezioni, sono conservate qui al museo. Valone, San Cassiano e tutte le ricerche sistematiche del gruppo archeologico di Villadose, che ha battuto le campagne, incoordinati anche da chi vi parla, puntiamo su questo, eccetera. Mi è emerso un quadro interessante che vi illustrerò brevemente. Archeologia Viva, dopo le scoperte, ne mostra questa Etruria sconosciuta. Sconosciuta? Siamo 30 anni fa, eh? Si parlava solo di Adria. Adesso abbiamo realtà importanti a Lavello, San Cassiano, c'è questa Cora, Maurizio ne parlerà. Padusa stessa ha risposto subito nell'ambito di un convegno che è stato fatto sulla presenza etrusco-pagana e venetica nel territorio. Maurizio Rari, con i suoi collaboratori, ha pubblicato Padusa. Quindi anche la nostra attività, il museo organizza subito delle mostre. È un catalogo, questo è disponibile presso il Museo dei Grandi Fiumi, questa monografia sugli scavi di Valone eseguiti nell'87, 88 e anche 90. Quindi la nostra attività, parlo del CIPESAE, continua ad essere attiva anche nell'ambito di future ricerche che cerchiamo di portare avanti anche approfondendole le conoscenze. Per chi desidera anche essere socio di questa nostra associazione, disporre eventualmente di pubblicazioni, alcune le abbiamo portate, altre sono in deposito, basta che si rivolga per questa quota sociale che noi diciamo, cerchiamo anche di promuoverci in questo. Ma entriamo nel merito di questo tema. Sarà il professor Rari a dirci perché gli Etruschi in Polesine, quali Etruschi in Polesine, qualche domandina gliela farò io, qualche domandina la farete anche voi se avete qualcosa da chiedere e da chiarire in merito. Un quadro generale di come si sono sviluppate le conoscenze. Guardate, vi mostro un'immagine, è una ricostruzione dell'antico territorio, siamo diciamo età del bronzo, età del ferro. Ma io vi voglio leggere quello che dice Polinio nella seconda metà nella metà del secondo secolo avanti Cristo, che parla del Po, reso famoso dai poeti, qui c'è il mito di Fetonte, come Eridano. Lui dice che questo fiume prima è esile, parte, è un unico corso, mentre si divide in due parti presso i cosiddetti trigaboli. Ecco questo è il Po
un po' antico, questo è un po' di antico. Prima c'era il po' di Adria che sul, eccolo qua il po' di Adria, quello legato a Fratesina, eccetera. Subentra il po' di Adria nell'VIII secolo dopo Cristo, quando questo devia, il po' devia e si porta verso Ferrara per avere due diramazioni principali, una verso Spina, l'altra verso Adria. Verso Adria, verso, coincide con l'attuale corso del Po di Goro, più o meno, coincide con la realtà di San Basilio che sta scavando in queste fasi, in questi momenti. Ed ecco allora un tentativo anche, si pensa che potesse avere un suo proseguimento quando è stato individuato e pubblicato già nell'Antico Polesine, e qui c'era una richiesta, mi ha telefonato Cremonini, sto ramo prosegue per Ferrara, c'è un per Padova, per Adria, scusate, c'è un legame, punto di domanda da verificare, ma c'è questa grande realtà. Ma cosa dice? Cosa dice proprio Polibio? Dice che presso i Trigaboli, secondo i vari studiosi, i Trigaboli li individuano nell'area di Ferrara. Guardate la biforcazione. Presso i Trigaboli, questa si divide in due bocche, una è chiamata Padova, l'altra Olana, Volano, quell'Olana di Plinio qualche secolo dopo la chiama Volano. L'Olana è questa l'Olana, è quella più settentrionale, da cui si lega anche il Volano, se volete attuale. Una certa Olana, su quest'ultimo si trova un porto che offre a chi vi approda una sicurezza non inferiore a quella di nessun altro porto dell'Adriatico. Mi ricordo che a un convegno fatto dalla Regione Veneto con Bosio ha evidenziato questo aspetto e ha detto che quello era il porto di Adria. È da individuare in questa realtà delle foci del Volano, dell'Olana, Volano poi, la Mansio Adriani, è da individuare in questo luogo, che è una mansio ma è anche un porto romano, e prima ancora era il primo scalo, il primo approccio per le genti che arrivavano sfruttando il mare Adriatico, si portavano all'entrata di Adria. Lo faccio un esempio: Adria dovremmo paragonarla a Venezia di oggi, una città lagunare con delle bocche come ci sono ancora adesso. Là il Volano era la prima bocca, poi Settemaria, i Fossi, eccetera, ma è da lì il primo approdo. Ed ecco questa presenza insediativa etrusco-padana, venetica, quanto celtica, Arari ci dirà qualcosa, è presente nell'area di San Basilio, già prima di essere importante punto di riferimento in età romana, dove lì converge anche la strada, la via Popilia. È il primo approccio di questi greci che volevano commerciare per portarsi poi a Adria, e vedremo, ma a quel tempo, guardiamo un pochino, quindi la prima realtà, partendo da quel mare, da San Basilio, che è qui, e qui richiamano nel suo corso il vecchio Lano, non è questo ovviamente, ma è qui prossimo, ecco questa realtà, sono le cartine di Alessio De Bon, questo, che aveva visto questa presenza romana con la via Popilia, ma con i ciottoli, i basoletti, diciamo, le tombe di Ariano, che c'erano ancora, come descrive lui qui con tracce di Pietrisco, le si trovavano ancora negli anni 80, e c'erano. È un amico, Lucio Verza, che sta girando con me per queste campagne. Un luogo quindi importante. E andiamo verso Adria, perché questi, è già nella realtà precedente ad Adria, dove qui vediamo la Popilia, ma c'è questo insediamento importante che è quello di via Spolverini, dove forse sono gli ultimi Etruschi, prima dell'arrivo dei Romani, gli scavi condotti dalla Bonomi negli anni 90. Una realtà insediativa che vedremo anche piuttosto evidente a sud-ovest di Adria, dove vedi anche ulteriormente, successivamente, la presenza di età romana. Siamo in direzione, qui conducevano forse anche delle fosse verso Adria già in età etrusca, sicuramente. Vediamo un'altra immagine, cosa succede? Quali erano le testimonianze fino a 30 anni fa, 35 anni fa, 1986,
quando qualcuno mi porta qui un vaso che viene dalle Balone. Da dove è cominciata tutta questa avventura? E il museo, ripeto, in quel momento è stato un elemento particolarmente forte nella conoscenza della divulgazione. Si sapeva di un Eracle a Pontarina, chiamato Eracle, forse un dio cacciatore, scoperto ancora nel 1887 in un pozzo e venduto ad Este, è conservato ad Aria, perché Este allora era il punto di riferimento, venduto ad Este da un certo Cremesini, Giambattista Cremesini, che aveva raccolto testimonianze anche in altre località del nostro Polesine, nel dopo ve lo dico. Questo Cremesini era un antiquario e questa è la statua che ha fatto, io credo, suo figlio Guido Cremesini, scultore. Ci sono diversi monumenti in Polesine fatti da lui, un buon scultore, un discreto scultore che poi è andato a abitare, vissuto fra, è morto negli anni 60. Ecco, questo è l'antiquario, dice Cremesini, per me è suo padre che sta osservando, è mutilo di un braccio, sta osservando con la lente un reperto archeologico. Ecco quel Cremesini che, girondolando per le campagne, baratando, venditore di cose usate, figura così nella sua scheda della carta d'identità, ti trova l'Eracle di Pontarina. Ma nel Novecento siamo benissimo che a Cazen, non distante, lungo l'antico litorale, si scoprono tombe che richiamano il VI secolo a.C., sono di importazione greca, figure nere, conservate, non sono conservate d'aria perché sono presso un privato, sono di proprietà privata, ma c'è San Basilio, si conosce anche questo aspetto di San Basilio, è recentissimo perché si conosceva come sito romano, ma è nell'antico Polesine, pubblicato nell'86, che Maurizio De Min dà il primo annuncio di un qualcosa di pre-romano e etrusco-padano individuato a San Basilio. Quindi i cerchietti grigi richiamano queste presenze confermate e note, mentre questi asterischi sono citazioni da Pontarina, da Cazen, da Cicese, nella zona di Pezzoli ci sono trovate testimonianze del 700, andate disperse. A Gavello si parla di rinvenimenti dell'Ottocento, etrusco-padani richiamano dalla descrizione dei materiali riferibili a un periodo preromano, andati anche questi dispersi. Da Crespino c'è una serie di ritrovamenti documentati, compreso anche quello che ho chiamato Gavello, anche il cavaliere di Gavello. Ne parleremo più avanti. Pezzoli, Borsea, la tomba fra etruschi e greci veneti, di corelli funebri pre-romani del V-V secolo a.C., che si sono conservati e raccolti dei silvestri nella costa. Per il resto, Pontecchio, qualche bronzetto sempre recuperato da quel Cremesino. Quindi gli asterischi erano testimonianze fino a 35 anni fa, note conosciute di rinvenimenti, diciamo così, tramandati e documentati dalle fonti. Lì cerchi grigi confermano ricerche archeologiche eseguite sul territorio, scavo, ricerche di superficie, che hanno dato dei riscontri. E se guardiamo, c'è un certa vicinanza, un certo diciamo, ecco le Balone facendo la superstrada. Luciano Alberti, un mio amico e anche collega geomorfologo, mi segnala che facendo la superstrada, detto, non mi soffermo su questo aspetto, però si trovano quattro tombe. È la prima grande scoperta fuori da Adria di realtà di questo periodo etrusco-padano, con dei materiali significativi, ed ecco il ruolo delle collezioni del museo. Questi sono stati presi in carico dall'amministrazione locale, sono stati restaurati, sono stati presentati nella mostra, sono oggi esposti. C'è un impegno organizzativo nel raccogliere queste cose, nel tenere anche delle casse i frammenti che non sono da esporre, ma che hanno una valenza, ne parlerà Ari, di importanza. Ma ci sono oggetti meravigliosi come questa Kylix, eccezionale, bellissima,
Ecco, siamo alle porte di Rovigo, siamo forse al margine dell'antica Cora di Adria, di questa Cora ve ne parla Arari, perché è stata coniata da lui. La condivido, ma credo che sia opportuno. Oppure vediamo Peleo, che era Pissetetti, da cui nascerà Achille, un bellissimo vaso a colonne, ma non andiamo. Ed ecco il quadro che ne emerge, Michele Baldo, che credo sia fra i presenti e che dovrebbe registrare tutto questo incontro, ha elaborato questa cartina. Guardate, Balone è qui, qua c'è Fratesina, questo è il Paleario del Po, che al tempo di Balone ovviamente non era più attivo come prima, ma doveva entrare in gioco il Tartaro. Si notano dei canali interni, ci sono le divisioni agrarie romane successive. Fratesina, ne avete già parlato con Paolo Benitani e con qualificati studiosi, anche questo è un ruolo importante. Guardiamo il quadro come si è arricchito negli ultimi anni, di una cartina muta prima. E vediamolo in dettaglio, perché questo palio canale è legato a tutti i siti individuati. Qui si è scavata la necropoli vicino alla superstrada, ma qui è affiorato del materiale, eccetera. Qui c'è stato fatto uno scavo, eccetera. C'è un palio canale che lega tutte queste realtà. Il gruppo archeologico di Villadose è da ammirare per quelle conoscenze che è riuscito a recuperare. E vediamolo il palo canale, perché lo si vede nelle foto aeree, si vedono gli argini, si vede un, eccolo qui, ma c'è anche un diverticolo, un qualcosa che si stacca da questo andamento sinuoso di un canale di drenaggio, di un canale che serviva per rendere, diciamo, più drenato il terreno. Ma ci sono anche dei legami, dei collegamenti con lo stesso attraverso altre scoline, ed è del tutto simile a uno trovato nel Modenese, dei Barchessoni, dove anche lì Mauro Cazzolari ha trovato siti etruschi. C'è una rispondenza perfetta, anche come dimensioni, 20 metri. Si ripete questo 20 metri nel canale di Spina, eccetera. E sono cose da approfondire e da verificare. E vediamo quello di Barchessoni, dove, come vedete, qui ci sono tutti i siti etruscopanali. E ci sono anche queste deviazioni, questi distacchi. Qualcosa che si incanalava per portare acqua o per toglierla, verso una gestione territoriale anche del territorio da parte di tutti quelli etruschi che con questo popolamento diffuso erano vicini a questo. Guardiamo il particolare anche di questa ansa e con questo che è abbandono. Ma andiamo a vedere, qui si è scavato, questa era la necropoli e la necropoli era vicino a questo paleo. Nel fossato qui, quando si è scavato, si è visto benissimo la struttura degli argini, come si è visto anche l'andamento del fiume qui, perché qui si è scavato per cercare di capire quando si scavava le balone, ed ecco il segno che emerge. La foto aerea è stata determinante per queste cose, ed ecco l'intervento invece territoriale dei romani sopra la stessa struttura. E queste immagini di volontari che tutte le domeniche dedicavano il loro tempo libero per queste ricerche. Un ulteriore, no, non vado avanti, proseguo, ed ecco la carta del tesoro, la chiamo così. Il Gioga segnala alla sovrintendenza e al CSI, guardate qui, qui c'è San Cassiano, qua, questa è la strada, la doppia curva, si va verso il Po. Qui affiorano delle cose, qui c'è della trova, località romanina c'era dell'altro, San Cassiano, necropoli, c'è. Sue considerazioni. Meraviglioso. Meravigliosa questa sensibilità, questa attenzione. E dopo la scoperta del Balone, Gianfranco Benitani e il dottor Sidiero, ma guarda Raffaele, che ce ne sono altri siti. E questo è stato ancora un'altra apertura, ovviamente. I primi sondaggi, le prime verifiche, te la passo Maurizio, perché so che è da documento, questo Gioca la montagnana gira per il Poesine, ha scoperto anche a Fondo Zanotto la necropoli, è proprio un chiromante. E vediamo il Paleoalveo che dalle Balone si porta verso San Cassiano che è là nello sfondo, c'è questo segno. Mi piace riferire che io vedo una marcata morfologia, ma ancora oggi la campagna, il fossato, ricalca, richiama l'andamento di quell'antico Paleoalveo. C'è un qualcosa che resta nella memoria di questa terra. Ed eccolo qua, perché se Balone è qui, ecco che si distacca da qui, da questo fiume, questo corso d'acqua, e arriviamo qui, che è San Cassiano. Eccolo qua.
Questo è lo scavo di Arai. Ed ecco una fortunata situazione in cui quando hanno sbancato, io il giorno dopo sono andato a vedere dall'alto che cosa emergeva. Lo scavo è qui, ma ci sono dei segni sepolti che credo, Maurizio, sia il caso di cercare di approfondire un futuro ricerche. E vediamolo anche un'altra cosa, guardiamo anche, ecco il palealveo che arriva, che passa vicino. È un palealveo già estinto, è diventato d'osso. Ma se guardiamo bene, Maurizio la vede, ecco il doppio segno di un canale che c'è. E qui si vede, non so se tutti riescono a notarlo, ma c'è un qualcosa di simile a quello che vi ho mostrato. E poi dall'alto è ancora più evidente, perché vediamo come quella foto che vi ho mostrato io del paleocanale è qui con il fossato. Vedete il fossato che segue l'andamento del fiume? Eccolo, si stacca, valone, siamo qua, passa, arriva, è un drenaggio antico che si staccava dal Tartaro, probabilmente scendeva, andava, ed eccolo qua, San Cassiano è qui. Sul dosso forse di questo fiume che era già perso, e nelle nebbie si continua sempre a cercare e a scoprire cose interessanti. E vediamo la realtà insediativa intorno a San Cassiano. Vi ho mostrato Ballone, c'è l'altro nucleo. Dal nucleo è quello di San Cassiano, eccolo qui il paese di San Cassiano. Il Tartaro è sopra, siamo distanti dal fiume grande, dal fiume Tartaro, che potrebbe creare dei problemi. Siamo con drenaggi secondari, più tranquilli, più sicuri. Anche nel lavoro che ho fatto con Cristina Baricelli all'interno di questa pubblicazione si parla di questo. Questa selva insediativa, distante dalle grandi, lungo drenaggi secondari, era forse in funzione anche di una gestione territoriale, sicuramente, perché dovevano tenere, produrre materiali, dovevano avere cose da portare ad Adria, grano, animali, maiali, carne conservata, cavalli, galline, uova. Andate a leggere cosa dice il cartello di Mileto, che qui ci sono le galline che fanno tre uova al giorno, quindi già capite qual era il richiamo interessante. Ma vedete, questa è l'area dello scavo, questo è lo scavo, ma qui un affioramento, qui un altro, qui un altro, qui un altro, ci sono questi rifioramenti diversi. C'è anche presente un nuovo socio, Drago, e dico che la sua campagna è questa, il cantone, e qui, caro Drago, c'è quel materiale che emerge in superficie qui, dei bronzetti, trovati anche a suo tempo, trovati da quei cremesini. Ed ecco il canale che passa nell'area dello scavo. Lo scavo è stato fatto qui, si vede molto bene. Le ricerche, questa bella casa, se dopo tu, Maurizio, hai bisogno di immagini, andrò a riprenderle magari. Il pannello che è del Museo dei Grandi Fiumi, dove viene illustrato lo scavo, i pezzi, alcuni pezzi significativi. Questa è una casa, là c'era una necropoli e le balone, si sono trovate strutture. Qui si è trovata una casa di un certo rilievo, che ha avuto una sua storia importante. Sono degli aspetti fondamentali e determinanti per questa realtà insediativa etruscopadana, lo ritengo, insomma, e credo che sia condiviso. E quel cavaliere di Gavelli, che non è più di Gavelli, ma è di Caspino, è di San Cassiano, lo dovremmo diciamo, definire ormai. Questo trovato sempre nel 1905 da un certo Marzola, che allora era stato cavaliere Marzola sindaco. Sono riuscito a risalire al nipote e si ricordava di questa storia, che nelle campagne avevano trovato un cavallo senza cavaliere. Le sue campagne erano in località campagnola, a sud della banchina, non distante da dove scava Maurizio Arai. E la banchina è questa. Le ricerche archeologiche del GAV hanno individuato materiale etrusco-padano qui. Noi vediamo questa località, è la campagnola, dopo ve la mostro anche. Questa è la via San Cassiano. Attraverso questa strada si va a dove ha scavato Arari, e qui Arari che scava. Vediamo, sentiamo, questa è la strada che porta a Crespino. Vediamo i segni del paleoalveo antico sepolto. Ci sono altri segni di canalizzazioni etrusco. Guardiamole in dettaglio, le vediamo qui, qua c'è qualcosa di sorprendente. Vedete la doppia linea sempre parallela che va via, si distacca, si forma un quadrato. Ci sono segni riconducibili anche all'età romana, ma sono solo di età romana. Ecco, lo possiamo vedere anche in alcune altre immagini, ma andiamo avanti.
Ed ecco, ritornando al discorso di iniziale, per dirvi: qui c'è lo scavo, qui c'è questa realtà insediativa, questo è l'altro paleoalveo. Ringrazio anche sia Nicola, Michele Baldo e Nicola Albertini, che mi hanno aiutato molto nell'Atlante a pubblicare queste immagini, ad elaborarle anche graficamente. Ecco, i siti archeologici scoperti dal GAV mostrano anche in questa località Campagnolo un sito, ce n'è qualcuno di là, e da lì quasi sicuramente proviene quel cavaliere senza cavallo. Ma non c'è il cavaliere senza cavallo, c'era questo, e chi li ha scoperti la chiamavano la Madonnina, e siamo all'Arda di Gavelle, dagli stessi proprietari che avevano trovato, cioè dove si è scavata l'abitato dell'età del bronzo recente. Vediamo che c'è questa, che è stata questo manico di Patera, che è già stato pubblicato da Rai, già visto, è stato per 3 giorni impigliato nell'erpice e per non so quanto tempo attaccato a un chiodo della stalla. Per fortuna mani attente lo hanno raccolto e l'ho scambiato con 2 paiuoli di rame alla persona che me l'ha lasciato al museo. È stato anche significativo che con l'allestimento del Museo dei Grandi Fiumi, la dottoressa Bonomi, quando abbiamo fatto la sezione di età romana, ha detto, ha lasciato, ha trasferito come deposito dal Museo di Adria, il cavaliere di Gavello, di Crespino, ha detto è più consono che sia esposto in questa sede perché richiama un po' l'entroterra di Adria e il suo territorio. Quindi un senso di riconoscenza e di ringraziamento. Vediamo la zona di Gavello velocemente, qui c'è questa morfologia che richiama, ecco, un antico canale che prosegue, e da qui affiorano altri siti di età e fiusco banale. E li vediamo in questa, perché il paleoalveo che avete visto è questo, quello che vi ho mostrato, che in parte ricalca un tratto, e qui c'è un affioramento di materiali, ma c'è un affioramento di materiali lungo una via di comunicazione, non so se sia una strada, non deve verificare, o un paleocanale, punto di domanda. Questa è di sicuro la strada romana vista dalle foto aeree, ma, e da qui affiorano dei materiali, so di aver visto, ho visto direttamente io, frammenti di ceramiche antiche in questo punto. Andiamo verso Adria per portarci, ecco, i canali che proseguono, queste direttrici nella zona dei tre ponti di Adria, da cui provengono anche gli scavi dei abusivi dei Vendemmiati. Qui c'è una realtà insediativa ellenistica importante, ma vedete tutti questi drenaggi e questo richiamo, questo collegamento di vie d'acqua secondarie verso Adria, attraverso l'entrata ad Adria per la via Retratti. Vedete come si può collegare tutto. Ecco, quindi anche in questo caso una visione di insieme già ripetuta e le ricerche. E lascerei anche questa immagine come ultima, prima di evidenziare questa mia riconoscenza agli amici del GAV, che quasi in sordina, in silenzio, hanno arricchito le conoscenze. Lascio la parola adesso al professor Arari e lasciamo ferma questa carta, perché questa, caro professore, tu hai coniato essere la Cora di Adria, lo dici anche, l'hai voluto anche inserire in questo articolo che sarà pubblicato a più mani nella rivista importante di archeologia classica, credo già in ottobre, e figura con Maurizio Arari, capofila ovviamente, Elena Talandra, Alessandra Gobbi, Silvia Patinieri, Raffaele Peretto, Mirella Rubino, Elena Sbocchina, Federica Biamarino. San Cassiano di Crespino, un insediamento rurale etrusco nella Cora di Adria. Le importazioni di ceramica attica e gli aggiornamenti. Allora, il tema, adesso ti chiedo, che etruschi c'erano? Perché gli etruschi in Polesine? E quali etruschi, Maurizio, in Polesine? E come possiamo inquadrarli in questo territorio per le conoscenze che noi abbiamo? Perché la chiamiamo Cora anche in questo caso? Ecco, vi ringrazio intanto per l'attenzione, un dialogo, e a te la parola.
discorso, diciamo, rievocativo, biografico degli anni tardi 80 e 90 e inizio 2000 che ha proposto Peretto, mette in luce, secondo me, un aspetto interessante di come a volte proceda la ricerca, cioè da una parte una componente di occasionalità che può sembrare a prima vista casuale, no? Il professor Tozzi che sta studiando le foto per alta quota del Basso Veneto, Peretto che contemporaneamente, senza ancora conoscere gli studi di Tozzi, sta organizzando queste indagini sul territorio, la famiglia Peretto, voglio dire, in senso lato, grande protagonista della pagina storica dell'archeologia dell'Italia settentrionale, e io che mi occupavo di Etruschi, però davo una mano anche a Tozzi sulla fotografia aerea, gli Etruschi che improvvisamente emergono con le balone, poi quella memorabile mostra, non dobbiamo mai dimenticarla, è la mostra dell'antico Polesia nel 1986, è una tappa miliare, direi, nella storia degli studi, e quel catalogo resta esemplare, era veramente un'enorme novità, quel catalogo e il lavoro che ci stava dietro, compreso naturalmente questo ruolo, al di là degli aspetti istituzionali, la sovrintendenza, o Maurizio Renin, poi Simonetta Bonome, i musei, ma anche questo lavoro importantissimo di monitoraggio dei volontari locali. Tutte queste occasioni che si saldano insieme diventano poi una strategia, sono una strategia inizialmente involontaria ma che trova poi una straordinaria coerenza. Anche poi il mio secondo scavo importante, cioè quello di Verucchio che si è svolto successivamente su input proprio della sovrintendenza della Emilia Romagna, e come vedremo forse nella discussione, pone una serie di problemi che in qualche misura sono tangenti e anche più tangenti, direi, che si intersecano con quelli della zona di Bassura, del Tizia e Polesana in senso generale. E succede così nella ricerca, no? All'inizio ci si muove in un modo ad assaggi, e poi a un certo punto il mosaico pian pianino si compone, anche se non è mai composto fino in fondo, e giustamente vorrei proprio partire un po' dal finale, quando abbiamo rivisto di nuovo le immagini di San Cassiano in varie riprese aeree, da bassa quota, da alta quota, e si capisce quanta potenzialità ancora di sviluppo e di lettura e anche di correzione possibile, profonda, delle interpretazioni date. Noi diamo delle interpretazioni, tra poco parleremo della cora in particolare, ma naturalmente l'atteggiamento corretto dello studioso è di essere disposto a ribaltare, a cambiare, a trasformare le proprie interpretazioni sulla base delle evidenze che via via si rendono disponibili, e ce ne sono ancora di evidenze su cui portare la nostra attenzione. Quella parola lì, cora, è semplicemente la parola, il termine greco con cui si indica il territorio delle polis. In particolare in Magna Grecia si parla spesso di cora coloniale con riferimento all'entroterra di queste città per lo più costiere. Io l'ho usato in una maniera probabilmente non appropriata, perché ho usato una parola, un concetto greco in un contesto in cui certi greci hanno a che fare, ma sono soprattutto gli etruschi il riferimento, per indicare che dietro la città portuale Adria c'era un territorio, ecco, ancora io lo uso molto semplicemente senza avere implicazioni coloniali, Sassatelli si allarma sempre quando io uso la parola colonia, non ci sono implicazioni coloniali nel senso, diciamo, classico del termine, io dico semplicemente è il territorio che sta dietro il porto, perché i porti non è che si assorbiano nel vuoto, no? Ma se, i porti sono sempre terminali di un territorio. È ovvio che questo entroterra di Adria non è un entroterra confrontabile con quelli appunto della Magna Grecia, o anche una località di cui si parla tristemente in questo momento, il Kherson. Io ho visitato un paio di volte l'Ucraina meridionale, e la cora di Kherson
è ancora conservata, nel senso che tu cammini, non so adesso come sarà, e vedi ancora i resti dei muretti delle proprietà dei coloni greci, vedi ancora i ruderi delle torri silos, delle loro fattorie. No, non è quel tipo di comoda, perché qui abbiamo un paesaggio, appunto, ce ne siamo resi conto attraverso la foto aerea, complicatissimo, spezzettato, frantumato, dossi, paludi, deviazioni naturali, qui in certi casi artificiali, di rami fluviali. Quindi è una cora delicata da gestire, da controllare, da utilizzare. E qui vorrei subito richiamare l'immagine di un film che molti probabilmente hanno visto, Il primo re di Matteo Rovere, un bellissimo film sulle origini di Roma. Tra un film spettacolare, ma anche con un'attenzione antiquaria non comune, a partire dal fatto che questi parlano in un proto latino ricostruito. E come comincia questo film? Con una terribile piena del tenere. E fa bene a cominciare così, secondo me, perché mette subito in chiaro quello che era il grande problema, il principale problema di questa gente che costruiva dal principio le capanne e poi anche case più durature, i materiali più duraturi, in zone vicine ai fiumi. I fiumi attiravano, no? Le sponde dei fiumi, i plateau vicino ai fiumi, specialmente i fiumi non lontani dalla foce, non lontani dal mare, erano contesti estremamente attraenti per l'insediamento antico, perché fiume vuol dire lo scambio, fiume vuol dire i pastori, fiume vuol dire poco, se poi un fiume che sta arrivando vicino al mare vuol dire il sale che si può raccogliere vicino alla foce. Il fiume è straordinariamente attraente per l'insediamento, ma è straordinariamente pericoloso. Nell'incipit di quel bel film si vede il terrore che governava letteralmente questi latini dell'VIII secolo avanti Cristo di fronte al grande incubo del tenere. Ci abitavano vicino, ma era anche un incubo. E questo incubo del tenere è l'incubo anche del Po, anzi a maggior ragione, non del Po, cioè è una zona straordinariamente attraente per tante ragioni, cioè magari poi ritorneremo, ma già Peretto ha detto più di una cosa, ma è una zona che va controllata. E quando noi diciamo che gli Etruschi erano i famosi maestri di idraulica, diciamo una cosa giusta, ma non è che uno diventa maestro di idraulica così, da un giorno all'altro. Gli Etruschi hanno imparato molto sicuramente dagli ingegneri greco-orientali, ricordiamo il famoso Eupalino che lavorava alla corte di Policrate di Samo. Però queste cose avvengono nel VI secolo, cioè gli Etruschi diventano dei grandi maestri di idraulica del VI secolo. Lo diventano gradualmente. E anche il maestro di idraulica si può essere se il paesaggio te lo permette, perché ci sono delle situazioni limite di allagamento in cui hai un bel dire che sei il maestro di idraulica e le capanne o le case non le puoi costruire. Quindi questo mi pare un tema su cui magari ritorneremo, ma mi pare il tema della situazione paleoambientale assolutamente cruciale nel ragionare su questo territorio. E come archeologo io leggo e ascolto con la massima attenzione quello che mi raccontano gli esperti di geologia, di idromorfologia, perché quelle sono veramente le grandi categorie per capire cosa è capitato da queste parti nel tempo. Quindi, perché gli Etruschi, ma ci dovrei dire anche perché i Greci? La domanda è duplice, perché le due cose vanno assieme, se ci sono gli Etruschi, ci sono anche i Greci. Avete sentito, siamo i canti. Se ci sono gli Etruschi, ci sono anche i Greci. Vanno insieme. Perché gli Etruschi e perché i Greci qua? Ma perché naturalmente l'area del Tizia, le foci del Po, rappresentano il grande ingresso alla pianura padana, il grande vestibolo, la grande anticamera per entrare alla pianura padana, venendo dall'Adriatico, dall'altra sponda, oppure ancora più in là, venendo dall'Egeo e quindi arrivando in Italia, dall'Adriatico. L'Italia, basta guardare la carta geografica, ha una caratteristica fondamentale che si porta dietro poi per secoli, ma che nell'orizzonte antico è cruciale. Cioè è una strana formazione che è in parte un pezzo di Europa continentale,
Cisalpina, con l'arco alpino, e sappiamo che l'arco alpino, pur nella grandiosità delle sue vette, non è mai stato un muro impermeabile, perché attraverso valichi, passaggi, sempre è stata gente che andava di qua e andava di là. E quella è l'Europa continentale. Però poi c'è la penisola che si slancia nel cuore del Mediterraneo, tra l'altro grosso modo a metà del Mediterraneo, con le isole intorno, e quella è Mediterraneo, cioè sono due mondi diversi, due mondi geografici e poi anche due mondi culturali che avranno delle storie diverse, no? Il continente europeo, Italia del Nord, e tutto il resto, il Mediterraneo. Ora, questa situazione particolare è molto attraente, no? È molto attraente perché l'Italia diventa sempre stata, in questo senso, la penisola italiana, una specie di grande appendice d'Europa proiettata nel mare, quindi di punto di riferimento per chiunque volesse, muovendosi dalle sponde del Mediterraneo, entrare in contatto per la ricerca di risorse con il mondo continentale. Qui si parla, naturalmente tutti avete familiarità con le straordinarie scoperte di ambre, al caso dell'ambra baltica che arriva dal Baltico, quindi veramente di lontano, è molto, è da nord e arriva fino a tutti i consumatori, diciamo, delle sponde mediterranee, è proprio un esempio, no, di una risorsa continentale di per sé, decisamente europea, che però è attraente per il mondo mediterraneo e quindi crea questo, fin dalla preistoria, si crea questo circuito. Ma naturalmente in questo mondo, diciamo, a mezza via tra il continente e il mare, ci si può arrivare per due vie, no? Una è la via dell'Adriatico e l'altra è la via del Tirreno. La via dell'Adriatico, per chi venisse da Oriente, era la più ovvia, no, certo, geograficamente, però era anche complicata, perché l'Adriatico è un mare, dicono i velisti, non semplicissimo, e però permetteva di approdare infine a questo Golfo Ionio, come lo chiamavano gli antichi, cioè che poi è il Golfo di Venezia attuale, e trovarsi di fronte a questa grande pianura, la più grande pianura di tutta la penisola italiana, che gli si spalancava di fronte, che fungeva praticamente come un'autostrada, diremmo noi oggi, verso le Alpi e poi verso l'Occidente. Però è una pianura pericolosa, questo è una pianura, avete visto, che gioco di fiumi che escono, palevalve in fiumi che si sono spostati, rami che è il po' primo di Adria, il po' secondo di Adria. Se uno si comincia a leggere questa bibliografia, lo un po' perde veramente un po' il filo se non è un super esperto come Peretto. Cioè è un ambiente profondamente instabile che quindi attira ma anche induce giustamente alla cautela. Quindi si potrebbe dire la domanda perché da queste parti, sulla lunga durata, il perché sta nella incessante, nella strutturale attrattività di quest'area per ragioni appunto itinerarie, ma anche pianura vuol dire allevamento, vuol dire agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi ragioni economiche evidenti che sulla lunga durata ci sono praticamente sempre e che coinvolgono tutti, i greci come gli etruschi, ma non sempre è possibile insediarsi, cioè sulla lunga durata ci sono dei periodi di impraticabilità in sostanza di queste aree che si alternano a periodi invece di maggiore stabilizzazione. Si vede bene come queste presenze seguano in maniera puntuale la trasformazione del paesaggio. Il Tirreno era più stabile, il litorale tirrenico più lontano, ma più stabile. Lì anche la relazione con la frequentazione greca non presenta queste forti interruzioni, no? L'interruzione più grossa è quella che si vede nell'ottavo e settimo secolo, sostanzialmente, cioè poco dopo l'Ottocento, praticamente, mentre prima, cioè in metà del bronzo recente finale, c'erano stati imponenti fenomeni insediativi, e l'ultimo grande episodio è naturalmente quello di Fantesina e poi Villa Marzana, Capestrina. E poi praticamente si inizia a mettere il ferro, sono questi secoli, l'ottavo, il settimo, che sono secoli di rarefazione archeologica.
E infatti in quei secoli lì ciò che noi chiamiamo, quelli che noi chiamiamo etruschi o quelli che noi chiamiamo greci, non riusciamo, li intravediamo, non riusciamo a vederli bene. Mentre tutto diventa di nuovo vitale e leggibile nel senso. Ma ci sono delle ragioni ambientali che evidentemente dettano questa situazione. Il corollario, quando diciamo etruschi, che cosa intendiamo? Va messa secondo me un po' in questi termini, cioè facciamo la solita grande premessa metodologica che è doveroso fare sempre, cioè che quando noi diciamo etruschi come etichetta, almeno fin tanto che non abbiamo delle iscrizioni che ci assicurino del fatto che una certa comunità scriveva, perciò parlava la lingua etrusca, fino a quel momento lì l'alfabeto in Etruria si comincia ad usare regolarmente all'VIII, VII secolo, fino al momento lì io ho delle evidenze culturali archeologiche, ma non ho un riscontro linguistico che mi permetta di dare pieno contenuto e certo contenuto a questa etichetta. Pensate alla situazione dell'età del bronzo finale con quelle manifestazioni che noi chiamiamo proto-villanoviane, perché precedono, annunciano, stanno prima di quelle del villanoviano, tipicamente etrusco della prima età del ferro, e c'è questo proto-villanoviano padano, molti ormai lo chiamano proto-villanoviano padano, che è poi quello di Fratesina, ma anche quello della Romagna, perché prima della strutturazione di Verucchio come tale, ecco perché i miei due scavi hanno un senso insieme, e prima della prima strutturazione di Verucchio come tale, c'è un bel protovillanoviano in Romagna, nelle colline intorno a Verucchio, anche un po' nella sua fase finalissima, anche sul plateau, che non è molto lontano da questa Fratesina, nel senso che è un protovillanoviano, dicono gli specialisti, con ascendenze terramaricole abbastanza evidenti e collegato con un gruppo di chiusi di Cetona, cioè non ha niente a che fare col protovillanoviano dell'Etruria meridionale. Ma cosa succede con l'età del ferro? Che da questa humus protovillanoviana, in Veneto viene fuori il Paleoletto, che è una cosa, in Etruria propria viene fuori il villanoviano dell'Etruria propria, e a Verucchio nella Romagna viene fuori un villanoviano che è molto vicino a quello di Bologna e magari anche un po' più quello di Volterra. Quindi capite che le etichette etniche sono un qualcosa che bisogna appiccicare sulla carta geografica solo al momento giusto, non troppo prematuramente. Però è evidente che una volta esauritosi il fenomeno Fratesina, diciamo la vitalità, diciamo, i processi di formazione, come si suol dire, protoumbrica, si spostano Veneto, Est e Padova, e sul versante della Romagna, che vuol dire sempre Alto Adriatico, perciò dico teniamola d'occhio la Romagna, Verucchio, e in mezzo c'è Bologna. Che cosa succede poi, che si vede molto bene a Verucchio e che a Verucchio costituisce un problema, ma forse è un problema che si può risolvere? Succede che in un posto come Verucchio si ha una crescita demografica e una strutturazione di insediamento di tipo sinecistico, come dicevano gli antichi, cioè si sta formando proprio una città, potrebbe venire fuori una città come quella dell'Etruria propria, già alla fine nono, ottavo, inizi settimo, c'è un periodo di grande fioritura a livello di tombe in età orientalizzante, siamo nel settimo secolo, poi intorno al 650, poco dopo, a Verucchio io di tombe non ne trovo più, e anche nel plateau dell'insediamento dello scavato io la stratigrafia, la stratificazione finisce. Poi c'è un buco praticamente fino alla fine del V secolo. Dove sono spariti? Ma si erano create evidentemente nuovamente quelle premesse di stabilità ambientale vicino al mare e nella zona del delta che prima non c'erano. Quindi
l'ipotesi più ragionevole, al di là di cause socio-economiche che si potrebbero discutere, è che questi etruschi, che stavano in altura prima in Romagna, sono andati al mare. Si sono spostati a Rimini, la futura Rimini, si sono spostati a Corignano, e qualcuno sarà anche andato a concorrere alla nascita, diciamo così, tra virgolette, di Spina e alla strutturazione finalmente urbana di Adria. Quindi non è che ci sia in questo senso un fenomeno coloniale tipo classico, no? Una conquista, territori distribuiti, eccetera. C'è questa presenza, che è una presenza antica, che ci riporta fino indietro, fino alla fine dell'età del bronzo, che ha degli interessi e che si disloca. Per cui non è un caso che all'inizio del VI secolo, appaiono gli Etruschi in Polesine, diciamo nella zona delle foci del Po, ma appaiono anche i Greci insieme. San Basilio è l'esempio canonico, cioè tutti riappaiono, perché è il momento buono. Prima non era economico evidentemente tentare di stabilirsi da queste parti. Allora io adesso la vedo come una dinamica di questo tipo qua. Ecco, bene, quindi questa situazione, diciamo, paleoambientale favorevole, se vogliamo, sì, che poi ritroveremo anche con l'età romana, perché se abbiamo un fervore così intenso di interventi territoriali, certo, in un territorio difficile, perché lo era comunque instabile, una buona situazione climatica favorevole, più caldo, permette anche di gestire meglio i problemi, diciamo, della configurazione territoriale, dello sfruttamento agricolo, perché pensiamo che questa presenza etrusca, tu arrivi anche ben evidenziato in questo tuo contributo di due mari paralleli, no? Sì. Questi due mari paralleli, i Tirreni che si portano sull'Adriatico, no? E in questo progressivo passaggio, prima l'area alpinidica e poi la cosiddetta Etruria Padana, gli Etruschi del Po, no? Se vogliamo. Ma e questa, come hai accennato bene, una ripresa di Adria, sì, giusto, perché Adria, anche da recenti scoperti, aveva già una presenza insediativa nell'età del bronzo recente, tutto molto logico in un certo senso, tanto legata, e recenti ricerche anche queste, tanto profonde, nel sottosuolo di qualche metro, che trovate proprio per lo scavo di un metallodotto, no? E quindi hai un territorio, diciamo, più facile, più consono, quello di, chiamiamolo oggi, polesano, a differenza forse dell'area ferrarese, che può essere considerata favorevole quando arriva Spina, e gli Etruschi hanno fatto una gestione, e sarei tu adesso ad evidenziare questa area Spina, che spesso nel campanilismo locale si vedono come antagoniste, ma in realtà sono sorelle, e avevano uno scopo ben preciso, io penso, no? In funzione dei traffici commerciali. Dopo ti chiedo anche una cosa, quindi chiediamo questo rapporto Adria-Spina. Nello stesso tempo, questa cora di Adria, che dalle conoscenze che noi abbiamo, vediamo che il gruppo archeologico di Villadose ha scavato al nord, ha fatto ricerche nell'area di Villadose, a nord di quel paleoalgo che vediamo sulla cartina, dosso fluviale che passa per Pezzoli, eccetera, non c'è niente di Etrusco Padano, niente. C'è la grande centuriazione romana, ma c'è un vuoto. Hanno trovato sì qualche elemento venetico, ma sono quelle palette che già richiamavano il primo secolo avanti Cristo una presenza romana, erano veneti romani ormai. Non c'è quella ricchezza di testimonianze, chiamiamola ricchezza, che si trova invece a sud del Tartaro. Era il confine più settentrionale dell'espansione etrusca, appunto di Romagna, potrebbe essere anche questo un dato forte per noi. Per, diciamo, una terra franca difficile da controllare, dove c'era l'Adige, questo flusso, perché guardate, quel territorio che voi vedete, questo territorio, questo del Paleoalgo del Po, del Po di Adria, che andava anche più in su, un dosso fluviale che si portava, ma di quello che poi proseguiva verso la Laguna di Venezia. Quindi effettivamente
c'era un catino interfluviale che sono solo i romani a bonificare, era difficile. Mi diceva anche la barba curta, una zona di terra, zona franca, mia né tua. Però potremmo anche pensare che questo fosse un limite di penetrazione. E allora, Adria e Spina. Spina che è voluta dagli Etruschi in sostanza, appunto di Romana, e decade anche perché non c'è quella continuità insediativa che ha Adria con l'età romana, perché è un territorio ancora più difficile da gestire, quelle valli che saranno bonificate addirittura nel un secolo fa. Spina si trova bonificando le grandi valli di Olanda del Secondo, perché erano state abbandonate in molte dagli Etruschi sostanzialmente, e non vedi tracce di centurioni. E i romani non interessava. Quindi, che uno aveva Adria Spina, ma anche la questione, entriamo nel cuore, secondo me, della faccenda. Cioè, io penso proprio che queste intermittenze insediative, chiamiamole così, sia diacroniche, nel senso momenti espansivi e momenti recessivi, sia topografiche, possa, a parte va bene, alcune della ricerca lì, magari la necropoli è molto profonda, non è stata trovata, però queste intermittenze vanno proprio viste in rapporto alla microgeografia di queste zone allagate piuttosto che asciutte. Mi colpiva il fatto che Tacito, quando nel terzo delle storie, quando nomina il Tartaro, parla di queste paludi del Tartaro, che quindi in epoca romana c'era una zona di palude del Tartaro che costituivano ancora un'interruzione del paesaggio, quindi anche in un paesaggio molto regolato come quello romano, no? Quindi queste intermittenze io le interpreto così, per cui direi anche che Mario Paralelli, secondo questa espressione che ha avuto fortuna, diventano paralleli, cioè non sono paralleli subito, se non dal punto di vista geografico, ma diventano paralleli nel VI secolo, diventano paralleli nel momento in cui anche il continente adriatico è gestibile, oltre a quello tirrenico. E allora nasce il sistema Spina-Adria, che sembra finalmente un sistema, perché uno vede queste due porte che chiaramente attraverso anche l'idrografia servono bacini, come dire, di utenza differenti, perché Spina è chiaramente proiettata verso Bologna e verso la via del Reno, Marzabotto e quindi l'Etruria anche interna. Ricordo che gli amici di Bologna hanno a lungo sostenuto la tesi di una Spina priva di autonomia istituzionale come città, ma come pure semplice porto di Bologna. Adesso hanno cambiato nel frattempo idea, anche perché la stessa Marzabotto appare sempre più autonoma alla luce delle ultime scoperte epigrafiche sul piano istituzionale rispetto a Bologna. Quindi c'è questo collegamento fortissimo, la stessa ceramica attica che trovo a Spina, la trovo a Bologna, cioè, è evidente. Così come è evidente per Adria la relazione, sempre per vie che possiamo riconoscere lungo i percorsi fluviali, col Mantovano, che poi vuol dire il mondo golasecchiano, cioè il mondo celtico dell'attuale Lombardia, gli insubri e non solo gli insubri. Ecco, questo, il ruolo dei Celti è molto importante, ed è un ruolo che anche questo si definisce, direi, proprio al di là di questo snodo cruciale del 600 a.C. A me piacerebbe un giorno organizzare un convegno che si intitolasse semplicemente 600 a.C. Raccontare il 600 a.C. da vari punti di vista, perché nel 600 a.C. capitano un mucchio di cose. Viene fondata Marsiglia, per esempio, dai Focelli, che vuol dire l'attivazione della Valle del Rodano. Quindi la Valle del Rodano diventa importante, e l'Ambra comincia a scendere giù anche di là, non viene più solo di qua, l'Ambra comincia ad apparire nelle tombe con la secchiana, prima non si vedeva, perché evidentemente c'è una diversione anche occidentale. E quindi, seguendo circa anche la data dell'epigrafe famosa di Rubiera, col nome di quella, la vedova dedica a quello Zenat etrusco, che evidentemente rivestiva la massima autorità, potrebbe essere addirittura un'autorità regale,
dalle parti del Reggiano, sempre intorno al 600 a.C. 600 a.C. è la data in cui si comincia, si vede bene anche da queste parti il rinnovato interesse per la Foce del Po, San Basilio, qualunque cosa sia San Basilio rispetto ad Adria. Adria, che nel corso del VI secolo, no, acquisisce la sua fisionomia e si stabilizza, eccetera, 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 eccetera. Questo sistema qua, Spina Adria, secondo me risponde bene agli interessi degli Etruschi, sia in una direzione, quella del mondo celtico, sia in un'altra direzione, quella della teoria propria, e agli interessi dei greci, naturalmente, che vengono appunto cercati con una serie di prodotti, abbiamo anche in parte elencati, per Atene sarà importante soprattutto i cereali, però diventa sempre più importante, mi pare, negli ultimi tempi, anche il sale, gli allevamenti di cavalli, ma anche mi pare che i giacimenti minerali delle Alpi stanno diventando importantissimi rispetto a quelli dell'Etruria propria. Cioè, oggi ci stiamo accorgendo che il rame più importante era il rame del Tirolo, non era il rame dell'Etruria. Su questo bisogna riflettere molto, perché ogni volta che si fa un'analisi è il rame del Tirolo, gira di gira. Io credo che sia una specie di strategia spontanea, cioè si è venuto a strutturare così, funzionava bene così, no? Probabilmente il mio amico Sassatelli direbbe che la regia era di Bologna, perché per lui la regia è sempre di Bologna, no? Va bene, quindi d'accordo, possiamo dire che era una grande... Bologna comunque, certamente Felsina delle Fonti, era Princeps Etruria, quindi aveva questo ruolo in un quadro di autonomia, però in un quadro tipo, tra virgolette, confederativo, è stata sicuramente la città guida. In ogni caso è vero che si determina questa polarità molto, molto, molto evidente, molto, molto trasparente. Ed è interessante come hai esaminato adesso questo 600, no? E dici che c'è il Rodano che prende il ma guardiamolo anche solo un aspetto mitologico. Gli Argonauti entrano nelle foci del Po e sfociano, vanno fuori dalle foci del Rodano, riescono ad attraversare le Alpi con la nave Argo, e nello stesso tempo anche c'è questo legame di questo mitico Eridano, che altri attribuiscono a Rodano, altri dicono siamo ormai convinti e dobbiamo tenerlo per noi che Rodano è Eridano è il Po. Ma Fedonte lo fa cadere è vero. E queste acque sextie, no? Dove Caio Mario che era piuttosto lungo i tempi e lo fa le forcelle anche le vercelle di Ravenna probabilmente. Quindi c'è anche questo aspetto interessante, come hai evidenziato, di due fiumi importanti nell'ambito dei traffici commerciali che si legano anche a degli aspetti di mito. Secondo me questa variante della leggenda dell'Ambra, per cui l'Ambra è nel Rodano invece, che è in Apollonio Rocchio, che sembra abbastanza... Però Apollonio lo dice, lo racconta di certi, e io penso che lo raccontassero da veri certi. Cioè, è possibile che questa sia una variante, sia una interpretazione greca, magari una leggenda celtica, ma comunque è qualcosa che è legato proprio a questa cosa qui che succede a cavallo tra il VII e il VI secolo, secondo me. Cioè, il fatto che la via dell'Ambra si sposta, ha un ramo che va dall'altra parte, cioè va verso ovest, il fatto che i greci si affacciano al mondo della Gallia con la fondazione di Marsiglia. Aggiungiamoci pure Tito Livio, che ci dice che sempre intorno a quel periodo lì Belloveso con i suoi abiturisi va in Valpadana, sconfigge gli Etruschi al Ticino e fonda Milano. Tutte queste cose qua che succedono, e credo che anche la strana variante del Rodano, dell'Eridano che diventa Rodano, che comunque attraverso chissà quale percorso mescola sarà anche con Rodano, vada vista in quest'epoca, cioè deve essere stata elaborata. In questo caso, Apollonio Rodi aveva a disposizione una biblioteca sterminata, chissà che fonti, quali fonti avrà letto.
Mi inserisco ancora in questo contesto di collegamenti Alia Spina, collegamento commerciale, eccetera. E vi ricordo che quando con le Balone ovviamente c'è stato il lavoro della sovrintendenza con Luciano Salzani, che è lui responsabile delle scale, eccetera, subito ha avuto un momento di interesse particolare Raffaele Carlo De Marinis, che stava scavando a Bagnolo Sannito. E Bagnolo Sannito nel Mantovano è un insediamento etrusco, anche quello, importantissimo, è un parco archeologico. Con confronti interessanti con San Cassiano, molto puntuale. Con San Cassiano e nello stesso tempo anche con Balone, perché quella anfora corinzia l'hanno trovata uguale identica. Allora, quindi le anfore corinzie della tomba numero 1 di Balone sono state studiate in volume, esaminate proprio da Narinis. E allora, faccio una domanda. Noi abbiamo visto adesso che queste conoscenze archeologiche nostre di archeologia, di raccolti, di scavi, eccetera, si concentrano in un'area che va dal litorale all'entroterra di Adria, arriva fino a Palone, da quello che sappiamo. Ricerche archeologiche del GAM, come ho già detto, non hanno evidenziato niente al di là del dosso del Col di Adria. Pensiamo a Meloni, che saluto con piacere, Marcello, collaborò a scavare anche a lui a San Cassiano, che con il suo gruppo trecentano, data appunto, ha fatto ricerche di superficie dettagliate, significative, importanti anche quelle alla pari di quello che è emerso anche nella nostra zona, ma di Etrusco Padano si trova materiale, affiorano testimonianze, ci sono indizi di materiale dell'età, ma materiale Etrusco Padano no. Dico, c'è un vuoto notevole fra Balone, chiamiamola così, l'ultima, e San Pietro, cioè Forcello è a San Basilio, la tenuta Forcello, e in tenuta Forcello di Bagnolo San Vito c'è un altro sito, anche queste coincidenze, chissà, sarà Forcello e Forcello. Morfologici che si ripetono. Allora, questo vuoto che c'è di distanza non documentato da un presenza insediativa intermedia, che per me dovrebbero esserci se c'era un collegamento, sono solo aspetti, diciamo, ambientali, in quanto queste vicende, come hai detto tu, drammatiche dei fiumi, hanno cancellato, sepolto proprio in maniera difficile, o qualcos'altro? Io penso che, tornando a transito, queste benedette paludi dalle parti di Ostiglia devono aver marcato un po' un limite, però diciamo che la Lombardia orientale e il Mantovano, inteso in senso lato, potrebbero restituire cose interessanti. È anche un po' questione di modalità della storia della ricerca, cioè la scoperta del Forcello ha egemonizzato lo studio di De Marinis e gli sforzi della soprintendenza su quella zona. C'era nella letteratura precedente, c'erano altri trovamenti etruspizzanti interessanti anche in altre località della Lombardia, diciamo, orientale. Ricordo che con Tozzi in particolare aveva messo insieme tutta questa bibliografia, però poi di fatto la ricerca si è portata tutta sul problema del Forcello, con una, direi anche con un fraintendimento iniziale che poi a cui De Marinis non ha mai rinunciato del tutto, cioè l'idea che Mantua, la Mantova etrusca, la Mantova di Virgilio fosse il Forcello e la Mantova che conosciamo noi qualcosa di nato proprio a Rodrigo, insomma non poeva. E lì poi si è aperta una polemica con la soprintendenza, con altri funzionari della soprintendenza, che nel frattempo, per poi De Marinis passò all'università, ma la soprintendenza poi ha trovato anche a Mantova città, a Mantova centro, la ceramica antica, e qui anche le iscrizioni etrusche. E diciamo che è un quadro, però, mentre col Forcello siamo cronologicamente, direi, perfettamente sulla stessa linea di San Cassiano, cioè inizi nel tardo VI secolo, intorno al 500, e lo sviluppo nel V, non sostanzialmente oltre.
Mantova città ci sono cose un po' più recenti che scendono seconda metà quinto e quarto. Sembra un'etruscità non antichissima, non è quella di Bologna, insomma, non è quella di Bologna. Io credo che si possa fare molto di più di quanto non si è fatto finora in tutta quella fascia lì di confine tra il Veneto e la Lombardia. Ma non c'è evidentemente l'equivalente del gruppo di Villa Dose da quelle parti. Va bene, allora, visto che siamo verso le 5:30 e che alle 6 dobbiamo necessariamente anche chiudere per problemi del museo, ovviamente di chiusura, e anche considerando per chi ha parcheggiato nel cortile di liberare entro le 6:10, 6:15 il parcheggio perché chiudono. E considerando che vorrei anche lasciare aperto un po' a un dibattito, a qualche domanda, che penso questo argomento così affascinante possa anche aver stimolato qualche desiderio di saperne qualcosa di più. Io però volevo un po' evidenziare, che lei ha contato in macchina questo, quanto sono importanti, se si giunge a queste testimonianze, a queste conoscenze, sia lo scavo, ma è soprattutto quello che viene raccolto, quello che quanto un reperto, un frammento ti può raccontare, quindi le collezioni che sono nel museo. Il museo ha la funzione di deposito, di conservazione, di esposizione e di ricerca, sono tre elementi che si legano insieme. Sono state adeguatamente anche sistemati i depositi del nostro museo con uno spazio ben preciso a tutto quello che tu hai raccolto negli scavi di San Cassiano, a tutto quello che il cavo ha raccolto sito per sito. Mi dicevi appunto che ci sarà anche un'attenzione a questa raccolta, quindi sarebbe bello anche dimostrare quanto sia importante continuare le ricerche e perché serve anche. Certo, no, non finito, cioè, queste indagini. Già avete visto le foto aeree, quante cose in più suggeriscono rispetto a quello che poi è stato esplorato sul terreno, ma anche ciò che è già stato raccolto e che è conservato al museo pretende e merita una revisione totale. Nell'articolo, per esempio, di archeologia classica che sta per uscire, questione dei giorni, Federica Villamarin fa una proposta finale di ricostruzione del meraviglioso canzaro sattico a figure rosse e a rilievi che per il momento sta nei magazzini e che, direi, dopo questa messa a punto filologica, un restauratore potrà a questo punto rimettere assieme, e sarà sicuramente uno dei pezzi forti del Museo dei Grandi Fiumi. E la ricostruzione della Via Almanina, una ricostruzione per esempio che si allontana in alcuni punti essenziali da quella che io ho dato provvisoriamente. In questi giorni io ho assegnato una tesi di dottorato di ricerca a un laureato padovano molto bravo che si chiama Garatti e avrà l'incarico di una revisione totale di tutta la ceramica etrusco-padana e di tutta la ceramica anche, diciamo, domestica in senso lato dello scavo di San Cassiano. Non è mai concluso il lavoro in questo senso. Il museo è un luogo un po' speciale, perché il museo per un verso è un tradimento, diciamo, del contesto archeologico com'era, cioè io porto via, metto qua, non è più la stessa cosa, è cambiato. Io posso fare delle bellissime ricostruzioni come quelle che ci sono qua dentro, che ricreano, no, certi momenti dell'antico, sono delle ricostruzioni, è sempre un'operazione nostra, ma non ha importanza, cioè noi non sappiamo benissimo, no, che lo scavo archeologico è sempre uno smontaggio. Il museo è quel posto dove ciò che è stato smontato non solo viene conservato e anche raccontato, ma anche il posto dove poi lo si studia, avendo così producendo altre cose da raccontare. Un'ultima riflessione, dopo la parola a chi vuole intervenire. Sarà anche poetica la mia interpretazione e la considero tale, però noi sappiamo che questo Eridanos è un nome greco. Sì. Tartaro è greco. È greco. Punto di domanda.
Sì. Io penso, io sono andato a leggere un pochino ieri per vedere questi altri dicono che è un termine che è dal celtico taro, che vuol dire che attraversa, che ci può stare. Ma se questi mercanti greci arrivavano nel periodo e si trovano di fronte a questi tramonti di fuoco che guarda caso cadono sempre nel fiume o nelle lagune di Adria, e da lì c'è l'Ambra, e da lì questo anche valeva anche per Erodoto, quindi non... E sicuramente hanno raccontato questo mito di Fetonte che cade perché qui è qui il luogo dell'Ambra, eccetera. Ma se arrivavano qua in un periodo fine agosto, succedeva di trovare delle nebbie, si perdevano, non capivano più niente, e vedevano questo ambiente che nell'estremo intimo del Golfo del Mare Adriatico, nell'aldilà, a un certo punto, si trovavano in quelli che sono per loro gli inferi, pensiamo a come li descrive Omero o Virgilio quando sia Enea che Ulisse vanno nell'aldilà, quale nebbia, c'è nebbia, e qui ti porti in questa nebbia, come sei riuscito ad arrivare fin qui, dice la madre di Ulisse, dopo aver attraversato fiumi così impetuosi e un oceano così esteso, cioè quello l'oceano è il nostro Adriatico in quel caso, e questi fiumi così impietosi, imponenti e difficili da arrivare, come sei arrivato fin qui? E andò per abbracciarla, ma come nebbia si trovò le braccia sue al suo petto. Può essere che questo Tartaro, chiamiamolo il termine di Tartaro, che è l'aldilà dei greci? Dunque, io credo che sia sicuramente, però. Io credo che sia greco, il toponimo, credo che sia greco, e non mi stupisce. Credo che Colonna la pensi così. Tempo fa ti ho detto Colonna. Sono andato a cercare su Colonna, ma non mi ricordo quanto l'ha detto, magari l'ha detto. Ho cercato anche di contattarlo per email. Però lui l'ha detto. No, c'è ancora Ponziano. Io penso, mi dà da pensare il fatto che c'è un altro nome interessante da queste parti, trasmesso dalla tradizione antica, che era la fossa filistina. Ora, la fossa filistina è un nome interessantissimo, perché a meno che abbia a che fare con Filisto di Siracusa, e quindi sia una faccenda, un toponimo greco del tempo in cui i siracusani mettevano il naso in Adriatico, ci porterebbe molto più dietro nel tempo ai Filistei, ai Filistim, quelli della Bibbia, che poi appartengono ai popoli del mare. Quindi si potrebbe addirittura vertiginosamente ipotizzare che questo Filistina ci abbia un'origine del pronto finale, come proprio ipotesi, proprio ci divertiamo in questo finale nelle combinazioni. Quindi io non mi stupirei che Tartaro fosse molto antico come toponimo. Credo che c'è una vecchia etimologia, addirittura l'ho trovata nel Tesaurus dello Stefano, vecchia etimologia però carina, che mette in rapporto Tartaro possibilmente anche col verbo tarasso, che vuol dire scompigliare. Allora, il Tartaro, l'infero, è il posto in cui tutto è scompigliato, è una voragine in cui si finisce a capo per aria, ma anche un fiume come questo, con le sue alluvioni, le sue intermittenze, gli allagamenti, doveva essere un bello scompigliatore, il Tartaro. Sì. E tra l'altro, penso, forse qualcuno dà il nome alla tartaruga, che è considerato Tartaro, tartaruga, deriva da Tartaro, un animale demoniaco, perché vive nelle aree un po' a ristagno d'acqua, nei fossati, nella melma, e se andate a vedere la basilica ad Aquileia, c'è un bellissimo mosaico dove c'è un gallo rampante che affronta una tartaruga. È la luce del sole, è il nuovo sole che ha il dominio sulla notte, sulla cosa. Allora, io ringrazio per l'attenzione e soprattutto anche l'intervento dell'amico professore Arari per questo bel colloquio che abbiamo avuto oggi. Qualche domanda, qualche riflessione, qualche dubbio, qualcosa che non è stato preso in considerazione, che
cercherà il professore di darvi una risposta. Sì, una curiosità. All'inizio di quello che è il professor Peretto, Tartaro, no? Cioè, a nord di Adria non ci sono degli elementi. Cioè, può avere un qualche collegamento con quello che è il professor Peretto? È una zona considerata pericolosa da varcare, tipo un occhio sutra? Penso che quella zona lì sia una zona a drenaggio difficoltoso delle acque per essere un catino interfluviale. Sta di fatto comunque che il proseguimento di quello che è il naviglio di getto prima si chiamava via Tartaro-Oselì, quindi anche quel termine, forse una divagazione antica del Tartaro, come poi evidenziato anche a come che una divagazione antica di questo Tartaro verso l'attuale Adige, e Plinio dice che altri chiamano Tartaro quando parla delle Filistine, e la fossa filistina, Fossiones di Fossis, che dove qui arriva si congiunge l'Adige e anche altri che chiamano Tartaro. Quindi c'è un divagare di questo corso d'acqua che potrebbe anche essersi sviluppato dove poi sorge l'Adigetto. Quindi è piuttosto complesso, eccetera. Cioè, è vero che l'idea del mondo dei morti è legata all'idea del confine ultimo del mondo dei vivi, quindi un confine importante e lontano e molto occidentale poteva essere anche concepito come l'inizio di un paese incognito, però in realtà col Veneto c'è un bel rapporto, nel senso che ci sono influssi culturali etruschi sui Veneti, pensiamo alle stele di Padova. Il fatto stesso che San Cassiano usino la trachite che viene dai colli Ugliani dimostra che le relazioni erano buone, non era, cioè, confine c'era, ma non era conflittuale. Marcello Meloni ha alzato la mano prima del signore e dopo sentiremo anche. Prego, Marcello. Sì, allora, per tornare un po' al concreto di quello che era anche il titolo. Se ti alzi in piedi così ti vedi, ti conosce, è il presidente del GATT, gruppo archeologico trecentano. Per tornare un po' a quello che era l'argomento della sua presentazione, quanto noi dobbiamo pensare allora agli etruschi di Adria come... Sentite, volete il microfono? Quanto possiamo pensare agli etruschi di Adria come etruschi effettivamente emigrati dall'Etruria tirrenica e quanto invece possiamo pensare agli etruschi di Adria come un substrato di popolazioni villanoviane che poi al contatto con i greci si trasformano e noi oggi li leggiamo come etruschi padani. Sì, no, giusto, perché è una cosa che in effetti dovevo dire. Ecco. Qual è la guida per fare un ragionamento? E poi, soprattutto legato a questo ragionamento, che influenza possiamo ancora dare e che importanza possiamo dare ancora al fatto che nel VI secolo c'è l'importazione del modello della tirannide? E quanto può influire questo modello tirannico sulla migrazione degli etruschi tirrenici nell'Etruria padana ed eventualmente a dar corpo a quelli che sono gli etruschi di Adria? Allora, una guida possibile per cercare di capire come era composta la popolazione di Adria sono le iscrizioni, perché quelle iscrizioni si vedono i nomi. Allora c'è questo lavoro recentissimo importante di Gaucci dell'Università di Bologna che ha fatto il fascicolo del Corpus Inscriptionum Etruscarum dedicato ad Adria e al suo territorio, che è un fascicolo molto bello, c'è anche un capitolo su San Cassiano perché c'è un'iscrizione etrusca da San Cassiano oltre che una serie di graffiti costituiti da singoli segni. E poi ha fatto anche una monografia dedicata ad Adria, una storia di Adria in cui l'elemento epigrafico è la guida. Allora, se si guardano i nomi, beh, intanto si nota, va bene, che la gran parte delle iscrizioni di Adria sono in lingua etrusca, quindi chiaramente c'è qualche cosa in altre lingue dell'Italia antica, però fondamentalmente è una popolazione di gente che parla l'etrusco, quindi non ci sono più dubbi, anche quando si dice Adria plurietnica fino a un certo punto, cioè etrusca naturalmente con un po' di forestieri. Ma i nomi sono vari, perché ci sono dei nomi di famiglia o individuali anche che rimandano effettivamente all'Etruria propria, quella storica,
la Regio, e ce ne sono altri che invece sono delle formazioni chiaramente padane, come se li incontra la Spina. Quindi è una popolazione in cui ci sono degli Etruschi già del Po, che c'erano lì da molto tempo, e degli Etruschi forse che si sono, anche degli Etruschi che sono aggiunti, venendo dall'Etruria propria. Però non parlerei di una massiccia migrazione, nel senso che questa visione, che è una visione che troviamo ancora anche in Pallottino, se si vuole, cioè l'idea veramente di un fenomeno di colonizzazione per cui tra VI e V secolo ci sarebbero state notevoli numerosità di immigrati dalle Etruria propria verso la Valle del Po. E questa mi sembra una rappresentazione oggi non giustificabile. Tuttavia ci sono degli elementi che danno da pensare, ad esempio tolgo alcuni, quello che mi sono reso conto io nello scavo di San Cassiano. Noi abbiamo recuperato un'unica terracotta decorata pertinente al tetto, perché c'è stata una gronda, insomma, perché c'è stata una spogliazione assolutamente radicale di quell'edificio, e viene da uno stampo sicuramente orvietano, che naturalmente non è decisivo, nel senso che lo stampo può aver fatto un viaggio, lo stampo, e non necessariamente di orvietani, però è un elemento che rimanda all'Etruria tiberina, insomma, interna tiberina. C'è una produzione di ceramica etrusca a figure nere presente nel Museo di Adria, ma un frammento l'abbiamo trovato anche noi a San Cassiano, e c'è anche a Spina qualche coccio, che rimanda ancora una volta all'area orvietana, probabilmente, come ascendenza. Quindi è chiaro che nel corpo, nella cultura di questo ambiente etrusco padano, siano intervenuti anche altri componenti dell'Etruria propria, però gli Etruschi praticamente c'erano qua da subito. In certo senso si potrebbe dire con una certa audacia che potevano esserci già dal bronzo finale. Poi è vero che certamente tra VI e V secolo, anche date le condizioni ambientali favorevoli, c'è stato un incremento demografico molto forte al quale hanno probabilmente partecipato anche una certa libera di migranti. Il rapporto con la Tirannide la conosciamo bene in Grecia, in Magna Grecia. Ci sono stati tiranni in Etruria, Porsenna è descritto come una specie di tiranno, ecco, dalle fonti, però non etrusche, perché le fonti etrusche non ce l'abbiamo. Tefari e Veganas, il personaggio menzionato nell'iscrizione famosa di Pirgi, viene spesso raccontato come un tiranno. Però la storia della città-stato etrusca non è la storia della città-stato greca, e non è neanche esattamente la storia della città Stato Roma. La città etrusca era governata ed è rimasta governata per secoli da gruppi di grandi famiglie egemoni che hanno espresso poi di volta in volta una leadership. È sempre stato un sistema oligarchico, non so quanto, fino a che punto si possa parlare di tirannidi, però è vero che nel V secolo in molte città etrusche si nota, guardando le necropoli, una certa tendenza formalmente isonomica, cioè di parità tra i cittadini di alta classe, naturalmente sociale, perlomeno esibita nelle tombe. Ma si sa che quello che si esibisce nelle tombe non è che sempre corrisponde esattamente a ciò che si è nella vita quotidiana. Quando Maurizio ha parlato di questa antefissa, di questo elemento, ho subito pensato in due parole di questa struttura insediativa di San Cassiano. Questa è una casa signorile di un certo rilievo, e queste sono fondamenta in conci di trachite che facevano da supporto ad una struttura di linea tra le travature con portanti, con del incannucciato, e argilla e ramaglie, però il tetto non era di paglia, erano tipo endrici. Gli endrici romani avevano dei
tutto in sostanza, se n'è trovato solo uno perché, come dicevi tu, una traccia, perché è stata spogliata completamente e sfruttata. Infatti, diciamo che l'ebbrezza di San Cristiano, che è atipica, assolutamente atipica, è paragonabile alla situazione all'edilizia di Marzabotto, ma anche all'edilizia dell'Etruria propria, naturalmente, nella diversità di pietra usata. Strutture come queste avrebbero potuto anche permettere un'interpretazione tra virgolette templare, per la consistenza e la monumentalità. Noi non abbiamo trovato però nessun riscontro a una lettura di questo tipo, e perciò ci siamo sempre orientati sulla visione residenziale, cioè residenziale produttiva, quindi una residenza rurale importante di dignità architettonica notevole, con i suoi annessi, che avrà ospitato anche azioni rituali, ma di cui però non abbiamo nessuna chiara evidenza. Avessero trovato questa roba qui in Etruria propria, avrebbero detto subito un tempio, però sarebbe stato imprudente. Perlomeno noi non ci siamo sempre orientati su una lettura, come dire, laica dell'evidenza, che ci sembra più corretta alla luce di quella che siete. Però lo dico per dire, questa è una monumentalità degna di una struttura santuariale. Magari il santuario c'è, diciamo, da qualche parte. Se il cavaliere è ormai dimostrato che viene di lì, guardate che quella statuetta lì ha senso solo in un santuario, Questo c'è. Bene, c'era una domanda, mi sembra il signore... Mi rendo conto che dagli scavi archeologici è difficile capire alcuni dati, ma secondo voi qual era la struttura politica amministrativa di questa pezza di Etruria? Noi abbiamo notato una cosa che forse si presta a una lettura di tipo sociopolitico istituzionale, cioè il nucleo, diciamo, più monumentale della residenza di San Cassiano vive agli inizi del V secolo, poi finisce, diciamo così, viene spogliato anche piuttosto radicalmente, mentre questa parte qua, vedete, con questi muri notevoli, è un annesso che ha una vita molto più lunga. Posso mostrare, tutto il dietro del pannello si vede poco, però più ampio l'area di scavo, sì. Ecco, che è quella sotto. Come quella vedete? Sotto, sì. L'edificio, quello che è anche illustrato nel museo, perché a quell'epoca avevamo scoperto solo l'edificio meglio conservato, no? Questo con i muri di trachite ben conservati, conteneva una cucina, c'era un grande piano di cottura, c'era anche i resti di un telaio, i pezzi da telaio, quindi sembra un annesso, diciamo, di carattere domestico, che ha vita molto più lunga. Cioè, questo va avanti dal punto di vista stratigrafico per tutto il V secolo, e poi il termine finale è quel IV secolo che sappiamo in Italia settentrionale è un momento di frattura, perché è il momento della grande invasione gallica. La nostra ipotesi è che quindi ci sia stato forse un momento iniziale in cui personalità piuttosto eminenti del corpo sociale di Adria abbiano gestito direttamente nel territorio le attività produttive, abitandoci. E ci sia stato un secondo momento nell'avanzato V secolo in cui non hanno più abitato lì, ma forse si siano inurbati, siano tornati in città. Questo vuol dire qualcosa, cioè è successo qualcosa dal punto di vista delle relazioni anche di potere interno alla città. Non possiamo sbilanciarci oltre, ma ricordiamoci che il V secolo a Roma è il secolo della lotta fra i patrizi e i plebei, cioè è un'epoca, il V secolo, di tensioni sociali in tutta Italia. Forse qualcosa del genere è capitato anche ad Adria. Qualche altra domanda? Prego, Giulia. A proposito della origine dei nomi, San Basilio, che si trova sul dorsale delle dune, ecco, c'è derivazione dalla,
dal nome del Basileus, dell'imperatore bizantino. Ma io non ho approfondito questo, certamente è un nome greco, ma è San Basilio, bisogna vedere un po' nella storia dei culti anche locali. Il culto del santo, del santo. Consideriamo che, come è medievale il termine, sì. Prima è il nome anche chiamato dalla carta pontificia, è quello di Adriani, cioè sì. Perché è una mansio. Ed è significativo, lo dicevo Geri questo, in un articolo poi pubblicato su Padura a seguito di un convegno tenuto in Accademia, dove per primo dà un quadro abbastanza interessante, più dettagliato rispetto a quello che aveva fatto Bosio della topografia del villaggio, e riporta anche il decumano della strada romana che allora si era individuata proprio in quegli anni, e c'è la mansio. Coincide anche con le ricerche archeologiche l'area e dice che appunto tu entri attraverso questo volano eccetera, tu passavi un po' ed entravi nel territorio di Adriano, isola di Adriano, cioè anche il termine Adriano, cioè entri in Adria, entri nel territorio di Adria. Adriano era il primo nome che si incontrava ed era quello che poi era legato Adria, e la stessa isola di Adriano richiama ancora questo vecchio toponimo. Il santo credo che sia legato a questi luoghi di devozione, di presenza anche bizantina, sì, eccetera, anche certo, l'uomo delle vie di transito, quella pellegrinaggi, esatto, come quella che era la Pupilia, lungo la fascia costiera, diventerà poi la Romea. Allora, io vorrei ricordare l'incontro della settimana prossima, di sabato, che sarà anche questo, penso, sicuramente, come novità, piuttosto interessante, perché è rivolto al Medioevo in Polesine e in sostanza si va da San Basilio a Melara, cioè questo salto, per passare poi a Rovigo, interessante, così sarà moderato e curato da Sandra Benedetti, che se la dovrà gestire con più di qualche persona, e questo è anche vivace e significativo, come quello anche dei colori della mensa, più persone, oppure quello del periodo romano. Allora, oltre al saluto di Gianni De Zuccato, che è quasi sicuro possa venire, sono due archeologi, Jacopo Leati, che mostrerà una cosa sorprendente emersa a Melara. Chiesa di Santo Stefano, chiesetta attuale, sotto ci sono state individuate una chiesa medievale, VIII secolo mi sembra, triabsidata. Le fondamenta sono tutte di laterizi romani, vista l'abbondanza di siti in questo periodo degli intorni, e quindi sarà un'anticipazione di questa ricerca. Ma anche Claudia Fiocchi, che è presente, che saluto, perché mostra quello che è emerso di spettacolare e di novità a Rovigo, nel cuore della città, nelle carceri, si sono stati fatti degli scavi, seguiti dalla sovrintendenza, con il capo, eccetera, e lei ha curato per conto dell'archeologo tutte queste ricerche. È sorprendente perché sarà presente sia per il livello più basso del Medioevo, sia per quello successivo del Rinascimento, in quanto sarà presente anche nella successiva presentazione del 22 dedicata al periodo rinascimentale. Oltre appunto al coordinamento di San Benedetti, medievalista, che oggi non può venire perché doveva rappresentare il CPSAE in un altro incontro fatto a Castelnuovo Bariano, per ricordare i 40 anni del museo, bellissimo anche quello, con materiali di Cannar e di Toretta, e farà lei la coordinatrice, ovviamente esaminerà anche il Polesine nel Medioevo, essendo stata tra l'altro anche la curatrice della sezione dedicata al Medioevo proprio dell'esposizione del museo. Credo che anche in questo caso ci saranno dei bei riscontri e soprattutto delle novità. Vi ringrazio per l'attenzione. Auspico che questa oretta e mezza, quasi due, sia trascorsa bene in serenità. Un grazie particolare
all'amico Harari per questa sua sempre preziosa collaborazione e soprattutto per questa disinteressata disponibilità. Grazie.